Alleluia, alleluia. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. E da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Parola del Signore. Specialmente la domenica, quando insieme ascoltiamo la parola di Dio, il Signore si avvicina a noi. Per questo io a volte mi metto qui più vicino a voi, per ricordarvi questo mistero, che quando siamo insieme in ascolto del Signore, Lui si avvicina a noi. Anche se noi siamo seduti nei banchi che non ci muoviamo, Lui con la Sua parola fa qualcosa per avvicinarci a noi. E anche oggi fa questo. E oggi è una domenica proprio molto speciale. Io la chiamo, questa domenica, la grazia dell'Apocalisse 21. Apocalisse 21 è il capitolo della seconda lettura che abbiamo ascoltato, dove c'è un annuncio bellissimo espresso da un simbolo. Ecco, dice il Signore: io faccio cieli nuovi e terra nuova. Diciamo una volta: io faccio cieli nuovi e terra nuova. Il cielo e la terra di prima non c'erano più. Il cielo e la terra di prima non c'erano più. Il mare non c'era più. Il mare non c'era più. È un simbolo potente per aiutarci a capire qualcosa non solo di quello che Dio fa, ma di come finirà l'avventura travagliata e macchiata di sangue della storia. La storia e tanti travagli, però il Signore a noi, come anche i cristiani del primo secolo a cui si diressero all'inizio queste parole, dà un grande annuncio di speranza. Le cose brutte della vita passeranno, perché Dio è all'opera per una creazione nuova, cieli nuovi, terra nuova. E oggi il Signore ci presta gli occhi di questo cosiddetto veggente di Patmos, che nella tradizione San Giovanni, per vedere qualcosa di questo futuro, di
questa vita bella, di questa vita piena, in cui lui dice: il Signore asciugherà ogni lacrima dai tuoi occhi. Le cose di prima non ci saranno più e io riempirò di gioia la tua vita. Ecco, questa è un po' la grazia di oggi, imparare a pensare al futuro. Mi viene in mente anche una parola che la Madonna disse a Bernardetta all'inizio, sapendo tutta la passione che avrebbe dovuto attraversare. Credo che sia nella prima o nella seconda apparizione, non ricordo bene, la Madonna le disse: prometto di farti felice, ma non su questa terra. E anche Lucia di Fatima, quando racconta le apparizioni, in particolare quella di luglio, del 13 luglio del 17, in cui la Madonna fece vedere l'inferno ai tre bambini, Lucia dice: ci siamo talmente spaventati che se la Madonna non ci avesse promesso di portarci in paradiso, saremmo morti di paura. Ecco, questo cosa vuol dire? Vuol dire che il Signore ci mette nel cuore la rivelazione di come andrà a finire, di questo annuncio bellissimo che è il cuore del Vangelo, diciamo, che riguarda proprio il futuro che Dio ci prepara. Adesso una domanda semplice, poi una un po' più difficile. Tu vuoi partecipare o no di questi cieli nuovi e terra nuova? O vuoi rimanere nel cielo vecchio? Che poi guarda che nel cielo vecchio non solo si sta male, ma si starà sempre peggio, perché le cose, diceva Paolo VI, vanno verso una crescita all'infinito, sia nel bene sia nel male. Quindi noi vogliamo partecipare della vita nuova, giusto? Di questo cielo nuovo, di questa terra nuova che Dio ci promette e che è iniziato. Ok, adesso la domanda è più difficile: come faccio a entrare in questa vita nuova e a prepararmi a questi cieli nuovi e terra nuova? Cosa devo fare? Perché non è una cosa automatica. Dio fa, diciamo, il 70%, ma perché tu ci partecipi personalmente, c'è qualcosa che devi fare tu. Perché Dio non fa tutto. Nella salvezza Dio fa la parte principale, comincia Lui. Però la salvezza che Dio fa, questi cieli nuovi, sono come una proposta alla tua libertà. Poi il Signore dice: io qui ho questa casa bella per te, c'è il mio cuore, vuoi venire da me? Vuoi stare con me? Poi lì comincia la parte seria della nostra vita. Noi diciamo: vogliamo partecipare, certamente. Cosa implica questo sì a Dio? Cosa vuol dire voler partecipare a questa vita nuova? Come si fa praticamente? Pensate un po' al Vangelo, perché lì c'è la risposta. Cosa dice Gesù nel Vangelo di oggi? Questo è il mio comandamento: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Voi non avrete notato, perché magari non siete abituati a meditarlo, però notate che prima di queste parole Gesù dice: e ancora per poco sono tra di voi, mi cercherete, non mi troverete, io vado al Padre. Se ne va Gesù. E poi da questo comandamento, perché questo comandamento è il modo con cui lui rimane presente nel mondo adesso, quando lui è salito al Padre. Gesù è presso il Padre, vive in questi cieli nuovi e terra nuova e ci prepara
questa realtà, ma vuole che noi facciamo qualcosa. Allora la strada è il comandamento nuovo di Gesù. E questo brevemente ve lo spiego in tre passi successivi, perché Gesù dice: amatevi. Poi cosa dice? Gli uni gli altri. Poi come? Io ho amato voi. Allora Gesù dice tre cose: amatevi. Il comandamento è amare. Se tu rimani chiusa in te stessa come in una prigione, vai sulla strada del fallimento e del mondo vecchio. Il primo passo è decidere di amare, lottare per amare, che vuol dire aprire gli occhi su quelli che ti stanno vicino, domandarti: che posso fare per lui o per lei, di che cosa ha bisogno, e spendere le tue forze e le tue energie per gli altri. Così piano piano si spezzano queste brutte catene dell'egoismo. Tu ti puoi accorgere anche dai discorsi che fai a che punto sei. Guarda per esempio se tu quando parli di solito del tuo io, di quello che hai fatto tu, di quello che senti tu, dei guai che hai tu, dolori che hai tu, la storia che hai tu, o se sei capace di parlare degli altri, non solo di tuo figlio. Dice un termometro per vedere quanta strada hai fatto sulla via dell'amore. Però questo di amare non basta, è importante questo, ma non basta, perché Gesù non dice ama e andrai in cielo o sarai con me. Cosa dice Gesù? Ama te. Poi dice, per rafforzare questo, gli uni gli altri. Qui è bello. L'amore che Gesù ci dà e ci chiede è un amore reciproco. È un amore come quello che c'è nella Trinità. Perché nella Trinità c'è il Padre e il Figlio che si scambiano un amore infinito. Allora noi diventiamo cristiani nella misura in cui questo comandamento diventa la prima cosa della fede, prima della processione di Sant'Antonio, di Santa Rita, di Sant'Annibale, prima delle liturgie. L'amore reciproco, e qui c'è una causa della grande debolezza della Chiesa del nostro tempo, che questo comandamento è sprofondato, è diventato una cenerentola del cristianesimo, mentre nel cuore di Gesù è la regina, è la cosa più importante. Allora chiediamo al Signore che ci aiuti a diventare cristiani come Lui ci vuole, fare sì che questo comandamento cresca. L'ultima cosa, Gesù dice, non si accontenta manco di questo, non dice l'amore reciproco e basta, gli uni gli altri come io vi ho amato, che vuol dire non solo guardare a Lui come esempio e dare tutto, vuol dire avere la sua sorgente di amore. Perché Gesù come ci ama? Ci ama perché riceve pienamente l'amore del Padre. L'amore di Gesù non è un amore che viene dal basso, perché tu sei brava, sei colta, sei una persona intelligente. L'amore dal basso, dico una parola un po' impropria in omelia, è una fregatura in un certo senso, perché non dura, non riempie, è sporco di egoismo. L'amore di Gesù è un amore che viene dall'alto, viene da Dio Padre nel suo cuore, è un amore infinito che non si esaurisce, che ama in modo gratuito e che fa sempre il primo passo. Quest'amore che Gesù riceve lo dà a noi,
e ci comanda che anche il nostro amore sia così, che abbia in Dio la sorgente. Ecco perché abbiamo fatto il canto allo Spirito Santo, e che abbia anche le caratteristiche tipiche dell'amore di Dio. Adesso concludiamo e diciamo: grazie Signore, grazie Signore, che ci hai rivelato il nostro futuro. Ci hai rivelato il nostro futuro. A partecipare ai cieli nuovi e alla terra nuova che tu crei. A partecipare ai cieli nuovi e alla terra nuova che tu crei. Risveglia la nostra fede. Risveglia la nostra fede. Innamoraci di questo futuro. Innamoraci di questo futuro. Aiutaci a prepararlo. E aiutaci a prepararlo. Vivendo nell'amore reciproco. Vivendo nell'amore reciproco. Con la potenza dello Spirito Santo. Con la potenza dello Spirito Così Santo. Sia. Così sia.